During the Angelus, Pope Francis thanked the Jordanian authorities and the United Nations for convening an international conference to discuss how to get humanitarian aid to Gaza. He took advantage of this opportunity to criticize the fact that the population is being prevented from reaching those in need. Incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra. Gli aiuti umanitari devono poter arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire. As he regularly does every Sunday, the Pope commented on the gospel of the day. He encouraged reflection on the inner freedom of Jesus Christ. Pope Francis said it is important to imitate him in order to not let oneself be carried away by things that enslave. Se ci facciamo condizionare dalla ricerca del piacere, del potere, dei soldi o dei consensi, diventiamo schiavi di queste cose. Se invece permettiamo all'amore gratuito di Dio di riempirci e dilatarci il cuore, allora cresciamo nella libertà e diffondiamo il suo buon profumo anche attorno a noi. Before departing, the Pope sent greetings to the groups present in the square, including the participants of an international meeting of choirs and teachers and students from schools in Poland, Italy, and Spain.